Qui si mangiano solo brodini, cioè si mangiano, si bevono soprattutto, come l'acqua, solo che l'acqua è fredda, il brodo è caldo. Lo sai, Silvana, che mio marito mi ha scritto una lettera? Ti ha scritto una lettera? Me la leggi? Allora, caro amore mio, ti dubbi? È finita? Finita, sì. Ma non era così! Ho fatto il riassunto! E lo sai con la mano di capello? Allora quello è una cicamano, non è un cappello! Ma prima o poi vi distruggo, bastardi! Mamma mia, che voce! Flora, che sarà, una quinta? Maniaco! Facciamo sesso! Ok! Come si fa adesso? Non lo so! Lo sai che oggi è il compleanno di Irma? Sì, lo so, compie 31 anni, vero? Sì, bravissimo! Me lo sono ricordato perché 2 anni fa ne ha fatti 29! E l'anno scorso ne ha fatti 30! Ah, questo non lo so, mica vi posso ricordare tutto! Qual è quella cosa che rende felici tutti, eh? Morire? Sì, no, poi ve la dico in una parola. Anzi, la sussurro per voi e mi dite che effetto mi fa. La libertà! La libertà! La libertà! La libertà! Possono toglierci tutto, ma non ci toglieranno mai la libertà! Ma come possiamo conquistarci la libertà? Fuori di qui c'è la vita, fuori di qui c'è la felicità! Ma noi non possiamo uscire da qui! E invece sì! Vi ricordate chi viene oggi? Il dottore! E che viene a fare? Vedere se siamo guariti o ancora e matti. Se si accorgono che non sono la dottoressa? Ma se sono matti? Se si accorgono che sono la tua amante? Allora si sa chi è questo dottore. Eh certo, è il solito dottor Ciccaglia. E quando viene? Oggi, sarà qui da un momento all'altro. Oggi, ma oggi è il compleanno di Irma. Siete ancora tutti lì. Peccato. Oggi ho messo il mio vestitino migliore perché è una giornata molto speciale. Ah già, dimmi il futuro. Ma no, ma no, per quello. È il mio compleanno. Oh. Oh. Perché non ce l'hai? E lo sai quanto mi viene di volte? Senza sensazioni! E cosa ci facevate di non capire? Già, cosa ci facevate? Erano tutti nudi uno sopra l'altro! Nudi? Sì, nudissimi! Facevano! Sì! Ah! Sì! Ah! Sì!